Prima di cambiare argomento, vi offriamo un'ultima testimonianza su Alberto Giacometti. Ieri a Stampa, perché non ha potuto raggiungerci qui, abbiamo incontrato lo scultore italiano Mario Negri, che ha conosciuto Giacometti e l'ha frequentato per diversi anni. Vediamo qual è il suo ricordo. Io ne dirò che nella vita privata non esisteva per Giacometti. Giacometti è morto ricco, non ricchissimo, ma non ha mai posseduto una casa. A me diceva, un bregagliotto, la sola casa che ho è quella di mia madre. All'atelier in rue Pauline Mendron, a Parigi, mangiava in rue d'Alésien, a un caffè, le uova sode per quello che si è fottuto lo stomaco, e poi lavorava la mattina. Aveva le ore notturne di lavoro per la pittura. Alla mattina disegnava sul mezzogiorno tardi e nel pomeriggio scolpiva. Era un uomo posseduto, come dire, un monaco. Lui non era religioso, ma c'era questa dedizione assoluta verso il suo modo di esistere, che poi era il suo modo di esprimersi. E quando tornava qui a Stampa, si mescolava alla gente oppure conduceva una vita ritirata? Ah, certo. Lui stava qui, dove siamo noi, che è la casa natale di Giovanni Giacometti, che è morto nel 1933. Era di casa, era amico di tutti, conosceva tutti. Giacometti, un mese avanti di morire, a Coira, credo nel 5 dicembre del 66, è morto l'11 gennaio, da Parigi scrive: non so più chi sono, né giovane né vecchio, forse vivrò ancora un centinaio di anni. E poi straordinario in lui era il senso del tempo che aveva. Quando Giacometti viveva a Parigi, si teneva in contatto con la madre e la famiglia? Certo, telefonava ogni giorno, era un apprensivo. Se per esempio telefonava e la mamma era andata nell'orto, telefonava alla signora, alla cugina che aveva qui il negozio, dove lei la mamma, e lei la cugina diceva: la mamma l'ha dell'orto. E poi se per esempio telefonava da qui a Diego e Diego non era nell'atelier, diventava matto perché era un apprensivo, capisci? Però gli ultimi anni, da quando la mamma si è malata, i suoi ritorni a Stampa sono stati più frequenti. E con questa testimonianza speriamo di essere riusciti a darvi un ritratto di Alberto Giacometti, non solo come artista, ma anche come uomo.